divertiamo insieme a tanti ragazzi, insieme agli operatori. È la festa di Halloween, beh, la si può anche non condividere, ma se la festa di Halloween serve a dare un momento di gioia, di allegria a questi ragazzi, beh, viva la festa di Halloween. Stamattina le associazioni di Nocera si sono organizzate con questi ragazzi che sono speciali, stanno trascorrendo una mattinata e stanno festeggiando Halloween, e allora le mascherine di carta, le buste che sono servite per creare degli abiti e poi musica, musica e tanta allegria. Si tratta di ragazzi normali che hanno bisogno di essere, come dire, anche assistiti, guidati e soprattutto di essere coinvolti in iniziative che poi sono quelle che avvengono normalmente nella collettività. La festa di Halloween è una festa ormai ricorrente, è diventata anche una tradizione nostra, sebbene mutuata da altre realtà, e abbiamo trovato giusto organizzare un'iniziativa anche per i ragazzi del centro di quartiere, affinché possano godere anche loro in questa giornata di un momento di aggregazione. Ci sono momenti ludici, di svago, ricreativi, ma c'è anche un momento di unione, quello del pranzo, che forse è il momento, diciamo, di aggregazione, di solidarietà, di unione maggiore. Pranzeranno insieme, godranno di questa giornata che è un poco diversa dalle altre, rafforzando quello che è il vincolo aggregativo che è alla base di questa attività del centro e dell'amministrazione in generale. Era necessario organizzarlo in questo modo, ci sono i responsabili del centro, del soggetto gestore del centro polifunzionale per i ragazzi, insieme ad altre realtà che hanno voluto dare il loro contributo favorendo la partecipazione a questo incontro. Viva soprattutto la solidarietà e soprattutto la sensibilità che deve guidare sempre l'attività di noi pubblici amministratori.